Tour calabrese per il capo della polizia Lamberto Giannini. Dopo l'inaugurazione a Cosenza del monumento ai caduti del corpo di pubblica sicurezza, si è spostato a Diamante, dove è stato svelato il murales per il commissario Mascherpa, l'eroe a fumetti che rappresenta la polizia. Nato dalla fantasia di Luca Scornajenchi e Daniele Bigliardo, il funzionario lotta contro l'andrangheta dal suo ufficio ambientato nella cittadina tirrenica. Nell'inaugurare l'opera, Giannini ha ricordato il sacrificio dei 16 agenti morti durante la pandemia e ha parlato delle prossime sfide che deve affrontare chi fa indagini, soprattutto in campo informatico. Sentiamo. È in fase di costituzione una direzione centrale che si occuperà proprio della sicurezza cibernetica, un polo scientifico, e la Polizia Postale è un'assoluta eccellenza nelle attività di contrasto, di prevenzione e di investigazione. I numeri della Polizia di Stato che hanno accompagnato questo periodo duro sono servizi tutti i giorni con la presenza del personale nelle piazze, nelle strade, e purtroppo quelli che non ce l'hanno fatta, perché noi abbiamo perso 16 colleghi che si sono ammalati con il servizio e quasi 11.000 persone si sono ammalate. E adesso noi ci saremo anche per la ripartenza, che speriamo avvenga nel miglior modo possibile.